Nel video di oggi vedremo come creare una terrina per le nostre prelibatezze culinarie e lo faremo utilizzando argilla pirofila e la tecnica del colombino. Se vi siete persi il video del colombino ve lo lascio qui sopra e andiamo a vedere nel dettaglio come costruirla. Allora, iniziamo a creare la base della nostra terrina estendendo una lastra di argilla pirofila in questo modo qui. Una volta che abbiamo finito di stendere la nostra lastra, appoggiamo una sagoma in cartone e con una punta ci segniamo il perimetro di questa sagoma, appunto il perimetro che sarà la base della nostra terrina, in questo modo qui. Ho spostato la lastra su una basetta di legno che sarà la nostra base di lavoro e adesso con una lama vado a intagliare il perimetro appena disegnato. E tolgo poi l'argilla in eccesso. Allora, adesso mettiamo da parte la nostra basetta e iniziamo a stendere i nostri colombini come al solito. Adesso che abbiamo costruito la nostra base e formato i nostri colombini, siamo pronti a procedere come al solito alla costruzione della nostra terrina in argilla pirofila. Una volta che la nostra terrina è stata levigata e si è asciugata un poco, vado ad attaccare i due pomelli. Ho creato un disco d'argilla che andrò a dividere a metà e da cui farò i miei due pomelli. Allora, come procedo? Graffio come al solito la parte dove andrò ad attaccare il mio pomello, metto un poco di barbottina e lo poggio lievemente sopra il bordo, perché utilizzerò poi l'argilla in eccesso per cementarlo in questo modo qui. Mi posso aiutare con una spatolina. Sia da un lato sia dall'altro e anche nella parte sottostante. Quando ho terminato con la saldatura, prendo una spugna, la imbevo lievemente e tolgo tutte le imperfezioni. Voilà. Una volta che abbiamo aggiunto tutti e due i pomelli, la nostra terrina è pronta. Non vedo l'ora che sia cotta per provarci qualche ricetta e magari condividerla qui sul canale. Come al solito, se questo video vi è piaciuto, mettete un like, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica.